Una manifestazione sicuramente entusiasmante dal punto di vista tecnico sportivo, dove quasi tutte le regioni italiane si sono confrontate per aggiudicarsi la coppa che vediamo alle mie spalle. Siamo in Umbria, in un bellissimo territorio, e i concorrenti hanno avuto, credo, il piacere di fare un percorso molto suggestivo. Gli anelli di gara sono stati due, uno rosso ed uno blu. Quello blu molto più tecnico verso le colline umbre, mentre quello rosso di 33 km è stato un anello quasi totalmente piatto, a parte i primi 2 km di dislivello, lungo gli argini del Tevere. Il percorso è arrivato al centro di Città di Castello, nei giardini, quindi anche un'opportunità per far conoscere l'endurance ai cittadini di Città di Castello, che, come molta gente appassionata di cavalli, saprà che è la città del cavallo, c'è cioè la mostra del cavallo che ha quasi 50 anni di tradizione. È stata una manifestazione, secondo me, partita bene, con una cosa nuova, voluta fortemente da me, con la sfilata di tutte le regioni in piazza. E qua devo ringraziare l'amministrazione comunale, nel primo cittadino, il sindaco, che mi ha messo a disposizione la piazza della città e mi ha aiutato veramente molto per la parte burocratica. L'anno scorso erano 140 cavalieri alla Coppa della Regione, oggi ci sono qui 190, questo è un grande passo avanti, anche abbiamo visto molto più giovani cavalieri e tutte queste cose sono molto importanti per il sviluppo dello sport endurance. Endurance è una delle discipline fai che cresce in più a questo momento, non solo in Italia ma anche nel mondo in genere. Questa è la prima volta che sono venuto qui per vedere una Coppa della Regione. Secondo me è un'ottima idea, perché così tutte le regioni possono avere un obiettivo durante l'anno per sviluppare i diversi gruppi dei cavalieri. Sono un giudice dell'Endurance in qualità
di presidente di giuria nella Coppa delle Regioni. La Coppa delle Regioni è una gara che viene disputata tutti gli anni con tutte le regioni d'Italia, delle tre categorie, la debuttante, la Chen A e la Chen B. Oggi qui è stata una gara bella, non abbiamo avuto nessun problema. L'endurance è uno sport che va a contatto con la natura, che ci fa conoscere posti meravigliosi e si crea un forte legame con il cavallo, che viene tutelato sotto tutti i punti di vista da una commissione veterinaria che ogni 30 km analizza il cavallo e se è nelle condizioni per proseguire lo fa proseguire. Nell'eventualità che abbia un problema metabolico o di zoppia viene fermato e viene controllato dalla clinica che in ogni gara deve essere predisposta. Buonasera, io sono Paolo Teobaldelli, presidente della commissione veterinaria e controllore in questa gara dell'operato di tutti i veterinari. Avevamo una bellissima commissione veterinaria composta da 12 veterinari provenienti da tutta Italia che hanno svolto un ottimo lavoro, riuscendo a controllare benissimo e gestire la presenza di ben 190 cavalli, il che equivale a dire una cifra intorno alle 500 visite. La gara è stata molto ben organizzata e non ci sono stati problemi a cancello veterinario o di nessun genere. Il livello di preparazione dei cavalli era ottimo, per cui anche le eliminazioni sia per problemi metabolici che per problemi di zoppia non sono state eccessive. Never knew another man. Yeah, baby, we were nothing. We existed for less. Our present was empty. Our history a mess. But now we can see. Now we do as we please. Now we do away with the disease. Now we can see. Now the image sticks. We still need the medicine quick. We still take the pain. La gara si è svolta in due anelli, uno di 33 km, l'altro di 26 km. Percorso era un buon percorso, un percorso abbastanza tecnico, almeno l'anello un po' più corto da 26 km, l'altro era in maggioranza pianeggiante, quindi. Però anche questo è chiaro che deve essere interpretato dai concorrenti nel modo giusto, perché in pianura i cavalli tendono ad andare molto forte, quindi va equilibrata la situazione. Secondo me era un buon percorso per questo tipo di gara, dove ci sono maggiormente cavalli piuttosto giovani, però visto l'andatura della gara ben preparati, il percorso era buono, ripeto un pochino duro come percorso, perché visto e considerato che è molto che non piove, anche i terreni diciamo in terra battuta erano dei terreni parecchio duri.
Abbiamo riscontrato una soddisfazione da parte di tutti i concorrenti nei confronti dell'operato della commissione veterinaria, e forse è stata una delle poche gare in cui non ci sono state polemiche di nessun tipo nei confronti dei giudizi. Anche il livello dei cavalli eliminati era sempre stato molto molto buono, con lievissimi problemi metabolici oppure lievissime zoppie. Si è respirato sport, ringrazio la FISE nella persona del direttore sportivo David Holmes, che è stato al mio fianco nelle giornate di gara, e spero veramente che sia l'inizio per l'Endurance di una svolta, di fare quel gradino di qualità per cominciare magari a avvicinarsi ad una disciplina olimpica, che sarebbe un po' il mio sogno e credo di tanti appassionati di Endurance nel prossimo futuro. Lo spero tanto che questa disciplina diventi olimpica, anche perché è una disciplina in cui ci si mette molto impegno e tanto lavoro, e non siamo ben visibili dal pubblico come in altre discipline, nel salto ostacoli o nel dressage, perché noi purtroppo siamo sul percorso e c'è poca visibilità.